finalmente ci siamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella prima parte del nostro Let's Play su Pokémon versione oro, ovvero Earth Gold, ovvero Cuore Oro, ovvero... basta. Questa sarà una Extreme Randomizer Nuzlocke. Extreme, perché lo scopriremo tra non molto. Oppure, se non sapete cosa ho randomizzato di questo gioco, potete scoprirlo direttamente nell'episodio 0 che ho caricato venerdì 8 giugno. Quindi, bando alle ciance, iniziamo! Ovviamente mi scuso per se c'è un po' di lag o robe simili, ma come sapete bene il mio PC è un po' una merda. Quindi se ogni tanto scende sotto i 60 fps, purtroppo non ci posso fare niente. Questo non parla, come il classico che sia. Si sta facendo buio. E così questo è il famoso crepuscolo. È molto che aspetti? Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Io sono il professor Oak, ma ormai sono meglio conosciuto come il professor Pokémon. E effettivamente lui è il più importante, secondo me. A proposito, questa è la tua prima avventura? Ti insegnerò tante cose su questo splendido mondo. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon e non avete idea di quante volte ho sentito questa frase. Noi umani viviamo al fianco dei Pokémon, che sono nostri amici fedeli. A volte i Pokémon sono compagni di gioco, a volte preziosi collaboratori. Alcuni di noi si coalizzano con i Pokémon per sfidare altre persone, stabilendo con essi un profondo legame. Cosa faccio io? Mi dedico alla ricerca sui Pokémon per saperne sempre di più. Tutto questo lo leggiamo praticamente in ogni gioco Pokémon, persino in Pokémon Go, che tra l'altro ho cominciato, Prima di tutto parlami un po' di te, sei un ragazzo o una ragazza, ovviamente. Ragazzo, a meno che... lasciamo perdere le battute facili su queste cose. Allora, ci chiameremo Chase, come è ovvio che sia. Ovviamente minuscolo, sono qui, escono le cose tutte storpie, tutte lezze. Quindi Chase. E fine, perfetto. Tanto Chase not non ci andrà mai nella vita. Giusto, sì, grazie. Bene Chase, è arrivato il grande momento. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Nel corso del viaggio incontrerai molte persone e Pokémon. Di sicuro farai tante scoperte e imparerai qualcosa anche su di te. E adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. Era la frase più bella da dire con tanta enfasi e invece ho mandato tutto a puttane. Eccoci qui nella nostra stanzetta. Finalmente ci siamo. Scendiamo giù. E c'è nostra madre, che ha una bella capigliatura. Ah, Chase, finalmente sei sceso. Fino a poco fa c'era qui la tua amica Cetra, che giocava ad acchiapperello con il suo amato Meryl. A proposito, il nostro vicino, il Profelm, ti cercava. Pensa che voleva chiedere un favore espressamente a te. Il laboratorio del professore è proprio qui accanto, se ci sai arrivare, vero? Senti, non stai dimenticando niente prima di uscire? Tieni, metti i tuoi strumenti qui nella borsa. E questa voce era molto trans. Questa è la tua scheda allenatore. Salva qui i ricordi delle tue avventure. C'è dell'altro che ti sarà molto utile. Perfetto, e penso abbiamo finito. E prima cosa da fare, prima di iniziare assolutamente la nostra avventura, è andare sulle opzioni, mettere ovviamente velocità testo 3 e mettere la cornice migliore di tutto il gioco. Ovvero, vediamo se c'è. Non c'è, che palle. Ah, qua non c'è. Vabbè, allora mi accontenterò di questa, che mi piace. Siamo pronti per uscire ed affrontare questa nuova avventura. Mamma mia, con quale lag me lo stai dicendo? Con quale lag? Cetra maleducata, manco ci saluta, schifosa. Quindi entriamo direttamente nella casa del professor Helm, se no qua facciamo notte. Salve. Quanto è bella sta musica. Chase, ti aspettavo. Sei al corrente delle mie ricerche? Vedi, al giorno d'oggi è normale portare con sé i Pokémon nelle Pokéball. No, ma prima dell'invenzione delle Ball, tutti portavano i Pokémon a spasso a piedi. Già, proprio come la tua amica Cetra. Naturalmente la Pokéball rappresenta una comodità, ma io penso che una passeggiata insieme a un Pokémon abbia un qualche significato. Può anche darsi che questo abbia a che fare con l'evoluzione e la crescita del Pokémon. Dunque, darò un Pokémon anche a te. Prova a tenerlo al tuo fianco. Vorrei proprio scoprire se tra Pokémon e umani possono nascere legami o sentimenti speciali. E vorrei che tu mi aiutassi. Il Pokémon che ti darò si trova in quel dispositivo. Ehi, ho ricevuto un messaggio. Ehi, ok. Ehi, ascolta, ho un amico che si chiama Mr. Pokémon. È uno scienziato, un vulcano di nuove scoperte. Mi ha scritto un messaggio in cui dice che è una cosa seria. Una cosa seria? Molto seria.
Chissà, forse un altro nuovo di Pokémon? In effetti sembra una scoperta affascinante, ma noi siamo troppo presi dalle ricerche. Ma ho un'idea! Perché non ci vai tu? Sarebbe perfetto! Allora, mi raccomando, prendi pure il Pokémon che preferisci da quel dispositivo. E ci siamo! Io non ho idea di quale Pokémon possa uscire da quella cosa. Ovviamente ci sarà scritto sempre Cicorita, Cyndaquil e Totodile, però i Pokémon saranno diversi. Vediamoli insieme. Guarda, toccando le Pokéball puoi vedere il Pokémon all'interno. E siamo pronti? Quali saranno questi Pokémon? Scusate se la freccia rompe i coglioni qua. Il primo è... Jolteon. Wow. Il secondo, Haunter. E il terzo? Luxray. Ah, aspetta, ah, giusto, abbiamo randomizzato anche i tipi. Quindi questo è un Pokémon di tipo fuoco, Luxray. Questo è un Pokémon di tipo spettro e manca farlo apposta. Haunter è un tipo ghiaccio. Spettro, fuoco. Vi ricordo che anche le statistiche sono randomizzate, quindi Haunter potrebbe essere un fortissimo attaccante fisico. Luxray potrebbe essere un fortissimo difensore speciale, non so niente. Però, visto che ho sempre iniziato con un Pokémon di tipo fuoco, cioè Cyndaquil, io sarei tentato a prendere Luxray, Pokémon di tipo fuoco. Quindi prendiamo lui. Perché è improvvisamente diventato inglese? Non ho capito il perché, va bene. Change the pop in 2 weeks. Very quickly, very clearly. Chess riceve Luxray dal Prof. Elm. Vuoi dare un soprannome? Certo, lo dobbiamo dare per forza, perché è una Nuzlocke e lo chiameremo sfruttando un po' il suo nome originario. Come cazzo ho detto originario? Lo chiameremo... Rayfire, perché si chiama Luxray, Rayfire perché in questa cosa è di tipo fuoco. Quindi Rayfire ci sta bene. Perfetto, sì, va benissimo. Allora, non è fantastico portare a passeggio il proprio Pokémon? Bene, è così. Prosegui fino a casa del Mr. Pokémon. Quando i Pokémon non sono in piena forma, puoi usare quella macchina per rimetterli in sesto. Manovrarla è facilissimo, basta esaminare il PC. Mr. Pokémon è sempre in giro alla ricerca di rarità. Abita un po' oltre Fior Pescopoli, verso nord. Mi raccomando, Chess. Ok, quindi possiamo andare. Ma prima... qualche pozione. Ci dà le opzioni. Ho messo gli strumenti randomizzati, ma non so se... Ok, no, questi sono fissi. Pozione, perfetto. All'inizio i Pokémon sono piuttosto deboli. Meglio usare la pozione al minimo cenno di cedimento. Perfetto, grazie mille per tutti questi suggerimenti, ma è ora di andare. Ciao, Cetra. Chess, tu hai ricevuto Luxray, eh? Ma che Pokémon fantastico! Più lo porti a spasso, più si affezionerà a te. Perciò ogni tanto prova a girarti verso di lui e a rivolgergli la parola. A proposito, che ne dici di farlo vedere anche alla tua mamma? Beh, ti devo salutare adesso. Ciao ciao! E ovviamente adesso dovremmo andarla a fare vedere alla mamma. Oh, Chess, ma che Pokémon carino che ti porti dietro! Te l'ha dato il Prof. Elm, vero? Allora, che voleva il professore? Ah, la situazione è particolare. E se qualcuno conta su di te, è importante non deluderlo. Ah, giusto! Me ne stavo quasi per dimenticare, ma hanno riportato il tuo Pokéger. Scusate, ma quasi non c'è scritto da nessuna parte. Ecco a te. Perfetto, adesso abbiamo anche il Pokéger. Ci mancano solo le ultime due cose, che saranno sicuramente il Pokédex e... l'altro non me lo ricordo. Ti ricordi come si fa a telefonare? Io dico di sì, ma in realtà non lo voglio sapere, quindi non lo voglio sapere. Certo che te lo ricordi. È semplicissimo, basta accendere il Pokéger. Ho detto che me lo ricordo, non rompi i coglioni, porca puttana. Ho detto che me lo ricordo, basta. Ma che cazzo è? Ho detto che me lo ricordo, ci sarà un motivo. Non vuole sentirti parlare. Siamo finalmente pronti per andarcene? Questo qui è lo stronzo che spia. Praticamente appiccicato ad un muro, quindi non ha senso questa cosa, però vabbè. Andiamo, iniziamo la nostra avventura. Hey! Oh, me ne stavo per dimenticare, segnati il mio numero di telefono. Chess riceve il numero di telefono dal professor Elm. Ti chiamo se succede qualcosa. Tutto laggante, il professor Elm ci abbandona. E noi finalmente siamo pronti. Percorso 29. Ci siamo finalmente. Io penso che quella parte laggava perché c'era l'animazione del vento che fa praticamente far laggare un bel po'.
Allora, io sono curioso di vedere un po', anche se qui laggano un poco, però pazienza. Vediamo un po' qual è il nostro primo Pokémon del percorso, che vi ricordo che è quello che possiamo catturare. Scizor! Ma è buonissimo! Ma subito lo devo prendere! Ma subito lo devo prendere! Ma proprio subitissimo! Che Pokémon? Che mosse ha sto? Allora, innanzitutto aspetta, ma sono curioso, eh! Ma levati dai coglioni! Oh, fuoco veleno! È praticamente Salandit questo Pokémon! Allora, vediamo, in attacco fisico fa schifo. E infatti è forte in difesa, difesa. Manco a farlo apposta! È forte in difesa e difesa speciale, quello che avevo detto così. Nulla difesa, gli attacchi dei Pokémon vanno a buon fine. Ah, benissimo! Quindi praticamente le mie mosse non falliranno mai. Questa cosa già mi piace. Allora, abbiamo frana, spennata, ma facciamo un po' schifo. Io non ho idea però di che tipo sia Scizor, perché li abbiamo randomizzati. Proviamo a fare spennata e speriamo che. Ah, giusto, io non ho manco le Pokéball. Ok, spennata non gli fa niente. Vuoto tetro. Iniziamo benissimo. Poi, tra l'altro, questo è pure a livello 4, quindi io mi devo anche cagare sotto. Allora, spennata non è molto efficace, quindi potrebbe essere di tipo roccia. Vabbè, anche di tipo acciaio volendo. Quindi è molto probabile che nemmeno frana sia. Questa situazione potrebbe diventare pericolosa a momenti. No, ok, vabbè, noi abbiamo un'alta difesa. Questa cosa potrebbe essere buona. E sicuramente non sarà molto efficace, sicuro. Infatti, questo sarà una cosa tipo acciaio, boh, non lo so. Ma noi non abbiamo Pokéball, quello è il problema. Non so se considerarlo comunque come primo incontro. Ma che palle, bro, sei uno stronzo. Cioè, sto stronzo mi sta ammazzando, ma rendiamoci conto. Rendiamoci conto. Guarda se devo perdere il Pokémon all'inizio della Nuzlocke. Per colpa di uno Scizor del cazzo che non posso nemmeno catturare, tra l'altro. Oh, finalmente è morto. Non ci posso credere. Madonna, ragazzi, quanto tempo per ammazzare uno Scizor di merda. Però perlomeno siamo saliti a livello 6. Speriamo che impari subito qualche mossa di tipo fuoco. Guardate, fa schifo in attacco. Fa schifo in attacco, è solo forte nelle difese. Sarà veramente difficile questa Nuzlocke, io lo dico subito, livello 7. E chissà poi tra l'altro in che cosa si evolverà. Non ne ho la più pallida idea. Cioè, io non vorrei considerarla come prima cattura perché non ha. No, cioè, allora no, facciamo così. Allora, qui probabilmente incontreremo tantissimi vari Pokémon bellissimi, però che non potremo catturare. Quindi io direi proprio di non considerarlo come primo incontro. Non ha senso, non abbiamo le Pokéball. Ma che palle, però! Ogni Pokémon che incontro non va bene! Che schifo! No, senti, allora. Smergol del cazzo, sparisci, basta. Hai rotto i coglioni. Allora, il nostro obiettivo per adesso è arrivare almeno alla prima città e poi addio per. Un'altra volta sto stronzo. Che palle. Allora, proviamo adesso a fare solo un frana, giusto per vedere. Giusto, solo per vedere, sarà ovviamente non molto efficace. Ma no, attenzione, viene colpito normalmente. Allora, probabilmente di tipo roccia questo qua. Fulmindenti non ci fa niente. Però la cosa buona è che abbiamo un'alta difesa. E quindi diciamo che è buono per il fatto che non sappiamo i tipi degli avversari. E quindi, volendo, anche in un caso di pericolo estremo, possiamo comunque provare a resistere. E questa prima parte di Erba Selvatica l'abbiamo superata. Madonna, come lagga, schifo. Io ti bestemmio la famiglia. Allora, lì c'era uno strumento che vorrei andare a prendere. Qua ho perfetto quello che volevo. Andiamo immediatamente un po' a destra e su. Fortuna Roma, perfetto, buono. Qui ricordate che si trovava una bellissima Pokéball. Adesso non si trova più perché abbiamo cambiato tutto. Che bello. Un altro Smergol, questo lo possiamo ammazzare con frana. Perfetto, ultimo frana, KO Smergol. Magari possiamo salire anche a livello 8 con un po' di fortuna. Se non ci finiamo il PP di tutte le mosse, che sono già praticamente tutti finiti. Che cazzo è successo? Ma cosa? Ma che scherzi? Ma Suicune, ma che stiamo scherzando? Ma porca puttana, non ho manco le Pokéball. Ma guarda che adesso perdo. Vai con spennata. È normale, ma non gli facciamo niente. No, psico slancio! Lezzo! No, ma che stai scherzando? No, ma cosa? Oddio! Oddio santissimo! Ma che scherzi? No, 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 no. Oh, Madonna! Mi ha fatto prendere un colpo! Ma sto bastardo di merda! Madonna, ci avrebbe mandato KO. Per fortuna abbiamo un'alta difesa speciale. Madonna santissima, ma così è veramente. Non è normale, però, dai. Basta. Oddio! Ma che cazzo è un brutto colpo? Ma bastardo di merda! Bastardo? Noi non posso rischiare così, però. Non puoi continuare così. Ma che cazzo ha solo psico lo slancio?
No, vabbè, dobbiamo ammazzarlo. Dobbiamo ammazzarlo subito. Frana, dimmi che è super efficace, per favore. No, non è super efficace. Ragnatela, oddio, grazie. No, vabbè, ma che stiamo scherzando qua? Ho finito, Frana, spennata. Spero che basti, non penso. Ok, basta. Madonna, Suicune con psico slancio. Giusto sul mio Pokémon che è di tipo fuoco. Fuoco veleno. No, vabbè, ma come cazzo si fa? Ma sto coso non aumenta per niente in attacco fisico. Io ho solo mosse fisiche. Sarà un infarto questa Nuzlocke, io già lo dico. Se dobbiamo incontrare praticamente Pokémon leggendari. C'è anche Porygon. Madonna mia. Allora, senti, Porygon. Sparisci. Ma una volta una mossa è super efficace? No, non è mai super efficace. Mai. Segno raggio, ok, non ci fa niente. Questo è proprio efficace per un quarto. E vabbè, è normale. Quindi un'altra spennata. Ok, capo Porygon. Dovremmo salire a livello 9, spero. Sì, saliamo a livello 9. Benissimo. Senza non troppe difficoltà, escluso quello. Vuole imparare Demon Bacio? A che cazzo serve? Ah, questo Demon Bacio addormenta. Ok, allora togliamo Dono Naturale, che tanto fa schifo. Se non abbiamo le bacche non serve assolutamente a nulla, quindi... Demon Bacio. Ok, perfetto. E questa prima parte l'abbiamo superata. Ora dobbiamo passare anche alla seconda. Io ripeto sempre, ragazzi, scusate per il lag, ma è colpa dell'emulatore, non è colpa mia. Ursaring, che bello, che bel Pokémon. Quanto sei bello, Ursaring. Allora, proviamo ad ammazzarlo con una spennata. Dai, dimmi che è super efficace. Ma dai, addirittura, ma che palle. Palla clima, che bello. Spero che non ci faccia tanto male. Ok, non ci ho fatto niente. Io non ho mosse per ammazzarlo, quindi me ne vado, addio. E siamo finalmente giunti alla prima città. Si tratta di Fior Pescopoli, dove c'è il tizio che ci farà il tutorial di merda, come al solito. Se hai l'inizio con i Pokémon, niente paura, niente paura. È normale, per tutti c'è un inizio. Se vuoi ti posso insegnare un paio di cose. Ah, ho capito, la scritta continua. Io sono stupido che la leggo due volte. Ah, scusa, non avevo notato che tu non hai le scarpe da corsa. Cercherò di andare piano, perciò cerca di starmi dietro. Questo è un centro Pokémon, qui puoi curare i tuoi Pokémon. Dovrai contare molto su di loro, quindi impara a conoscerli. Questo è un Pokémon Market, qui vendono ball per catturare i Pokémon selvatici e altri strumenti. Il percorso 30 è in questa direzione. Lì troverai allenatori che fanno lottare i loro cari Pokémon. E un po' più avanti c'è anche la casa di Mr. Pokémon. Ecco, così dovrebbe andare. Perché non è sempre così, ma ogni tanto lagga, a caso. Questo è il mare. Come vedi, alcuni Pokémon vivono nell'acqua. Per ringraziarti della tua compagnia, ecco, ti regalo le scarpe da corsa. Scherzo, sono nuove, Niente paura. Ok, abbiamo anche le scarpe da corsa. Nel manuale di istruzioni, vabbè, cioè, manuale di istruzioni per utilizzare un paio di scarpe. Abbastanza stupida come cosa. Finalmente siamo arrivati a questa città, quindi posso finalmente andarmi a curare. Dove cazzo è il centro Pokémon? Oh, allora avevamo detto che siccome non abbiamo le Pokéball, non può contare come primo incontro Scizor che abbiamo incontrato in quel percorso. Quindi il primo incontro dobbiamo ancora farlo. Andiamo a comprare qualche Pokémon. Ah no, se non sbaglio qui non ce le danno. Oh cazzo. Vabbè, e allora sono costretto a terminare qui l'episodio. Quindi vabbè, grazie mille per aver visto questo episodio. Noi ci rivediamo ad un prossimo episodio di Pokémon Heart Gold. Rimanete sintonizzati per continuare a seguire le avventure di Rayfire. Ciao a tutti da ChestnutX. Ah, mi raccomando, lasciate un bel like per supportare questo primo episodio, perché è un primo episodio, dai, forza. Iscrivetevi al canale, ovviamente, perché sennò come fate a continuare a seguire gli episodi. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da ChestnutX.